amici biker, buongiorno a tutti, ciao! Ci troviamo nel Pinerolese, oggi quindi un giro in queste valli, in particolare la Val Pellice e soprattutto la Valle Angrogna. Il nostro obiettivo è Monte Castelletto, che è praticamente poco sopra il Colle della Vacciera. Sono zone che hanno una certa tradizione ciclistica, molte gare sono state fatte in questa zona, Comboscura, Sonagliette, e ci sono state e ci sono delle iniziative estremamente interessanti di valorizzazione turistica legata al mondo della mountain bike, ma anche della bici da strada. Qui a Bricherasio, dove parte uno dei 15 percorsi del progetto Up Slow Tour, che coinvolge l'Unione Montana e parecchi comuni, oltre ad una serie di operatori commerciali. Percorreremo un mix principalmente di due di questi giri e aggiungiamo alla fine un bellissimo sentiero di discesa, Manfre, più noto come sentiero Cuccia. Il progetto Up Slow Tour valorizza in maniera moderna il precedente, quello della marca Pinerolese, che per tanti anni ci ha guidato in queste vallate. È un percorso di media difficoltà, ma di un certo impegno fisico, per farvi conoscere alcuni dei moltissimi elementi che caratterizzano la zona. La zona infatti è famosa per la storia tribolata della comunità valdese, che da più di 500 anni si è insediata in queste zone, fuggendo dalle persecuzioni della vicina Francia. Finisce l'asfalto e iniziamo con le sterrate e subito incrociamo un cartello segnaletico del progetto precedente, quello della marca Pinerolese. Questi portali sono nuovi, roccia rognosa, marcia delle valli valdesi. Siamo agli ultimi tornanti, fra un po' arriviamo al Colle della Vacciera. Eccoci al rifugio Giumarre, e qua è un posto dedicato soprattutto ai ragazzi. Uno sguardo a fondo valle, là vediamo appunto dove finisce la Valle Angrogna, quelle lì sono le prime case di Torre Pellice, e invece sulla sinistra si vedono le ultime case di Luserna San Giovanni. Eccoci finalmente al colle, qui finisce il grosso delle salite di questo percorso. Adesso raggiungeremo la base del Monte Castelletto e poi proseguiremo su un itinerario veramente interessante. Siamo appena sotto il Monte Castelletto. Da qui ci sono due terrazzamenti in legno da cui si vedono le due vallate che si congiungono a Pinerolo. Da questo lato vediamo la Val Chisone che sale fino a Sestriere e qua sotto si vede uno dei percorsi di salita al Colle Vacciera. Quello spartiacque che si vede all'orizzonte è un'altra meta ciclistica, il Colle Lazzarato.
dove si trovano dei trinceramenti delle storiche battaglie con i francesi. Passiamo all'altro terrazzamento. Di qui si vede la Valle Angrogna che si inserisce sulla Valpellice e si vedono tutte le montagne che la circondano. Qua c'è il rifugio e qua ci sono tutti i servizi per le biciclette. Il nostro percorso prosegue in direzione Pradeltorno, dapprima su sterrata panoramica e poi seguirà un bel pezzo su sentiero. Qui c'è l'erica alternata al rododendro. Qua sti versanti sono veramente scoscesi. Andate quella casa, porca miseria. Questo è un sentiero molto molto bello. Là sotto si vede Pradeltorno. Un breve tratto particolarmente scassato. Che bello ragazzi, che bello. Ciao ragazze, ciao ragazze. I campanacci si sono zittiti, che belle! Ecco il versante da cui siamo scesi,
e il nostro sentiero prosegue di qua. Bello, bellissimo, guardate che ambiente, guardate che ponticello straordinario. Ecco i bei tornattini che oggi purtroppo sono viscidi, perché tra la pioggia di stamattina e ogni tanto qualche goccia, è così. Ok, proseguiamo. Si scivola, è una saponetta, ragazzi. Eccoci a Pra del Torno, e qui è il famosissimo tempio evangelico valdese. Lo avrete visto tante volte tra le immagini dei telegiornali regionali, quando in occasione del sinodo valdese a Torre Pellice si vedono tutti i loro luoghi storici. Da qui proseguiamo scendendo verso valle, con la possibilità di fare il percorso completo passando per Serre di Angrogna, oppure, se si vuole semplificare, si può scendere direttamente nella bella e ridente cittadina di Torre Pellice. Eccoci nella località di Serre. Qua c'è il museo della donna valdese. È molto interessante. Qua c'è il tempio del Serre. Le donne valdesi hanno sempre avuto un ruolo importante. Già tra i primi valdesi potevano predicare, poi dopo la riforma poterono frequentare la scuola e imparare a leggere e scrivere. Un video importante. Questa stele è stata posta nel luogo in cui nel 1532 si radunarono i Barba, cioè i predicatori e i capi famiglia valdesi, per prendere la storica decisione di adesione alla famiglia delle chiese riformate. Siamo ora in località Odin, e in questo edificio, al piano inferiore, c'è un piccolo museo che raccoglie tante testimonianze di vita delle popolazioni locali valdesi. E invece al piano superiore c'è la scuoletta, con i banchi di legno, la stufa e alcuni vecchi documenti. Oggi è chiusa, ma vi faccio vedere alcune immagini che ho ripreso in una gita precedente.
su questo sentiero si incontra anche la Chiesa della Tana, la Chiesa della Tana, una specie di grotta in cui si radunavano i valdesi per leggere la Bibbia e i Vangeli nel periodo delle persecuzioni. Infatti, presso le proprie case rischiavano il rogo e l'incendio dell'edificio. Breve passaggio alla Fontana del Burro, dove si incrocia il sentiero Agostino Benedetto. I motivi di interesse non finiscono mai in questo giro. Siamo a Costabella e qui troviamo tutti i macchinari e gli attrezzi di produzione dei tempi che furono. Finalmente una discesa top, quella del Manfre. Segni particolari? Divertente, bellissima e abbastanza semplice. Una sciccheria. Ok, qua c'è un pezzettino forse un po' brutto. Un po' molto brutto. Notevole, ragazzi, notevolissimo. Ok, qua pezzettino lo facciamo un po' lento, che non guasta. Ok, qualcosa mi dice che dobbiamo andare di qua. E qualcosa mi dice che adesso è di qua. Questo pezzo è abbastanza impegnativo, eh. Come vedete, percorso estremamente veloce, però c'è un punto in cui non bisogna arrivare troppo forte, perché c'è da farsi male. Vedete com'è scassato? Perché è abbastanza scivoloso, eh? Qui è molto, se non molto scivoloso. Bello 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 bello.
Oggi temevo di dover fare una ritirata per il tempo decisamente incerto, ed invece sono riuscito a fare il giro che avevo in testa in maniera completa. Che dite, amici biker, di questo giro? Fatemelo sapere nei commenti. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo!